Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 7, dal versetto 21 e seguenti, leggiamo: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Nelle questioni che riguardano il nostro rapporto con Dio, spesso ci preoccupiamo troppo delle belle parole da pronunziare, ma dimentichiamo i fatti. Rischiamo di dimenticare che il cristianesimo è un incontro con il Signore che cambia la vita e che l'esperienza è molto più ampia e decisiva rispetto alle nostre fragili dichiarazioni, fatto spesso di vuoto, di razionalismo, cioè prive di ogni contatto con chi siamo realmente. Non si tratta quindi di dire tanto, ma di mettere in pratica. E che cosa siamo chiamati a mettere in pratica? La volontà di Dio. E come riconoscere la volontà di Dio? La volontà di Dio è che ogni uomo e donna si sentano amati da Dio, accolgano il suo amore e vi corrispondano. Le buone opere vengono, ma solo perché compiute del tutto con e per amore. Questo amore di Dio è la roccia autentica su cui costruire la vita e le scelte di ogni giorno. È vero che non è facile oggi seguire la via tracciata da Gesù. Viviamo infatti in una società dove tutti corrono e sono sovraccaricati di impegno. A ben vedere però troviamo il tempo per la palestra, il ballo, la piscina, per andare in pizzeria, per lo shopping, la televisione, i giornali di gossip, per il caffè e stare con gli amici. Troviamo il tempo per tutto tranne che per le cose che contano veramente. Per ascoltare Dio e fare la sua volontà non abbiamo mai tempo. Proviamo allora a fermarci un attimo e a pensare alla nostra vita, a come la stiamo conducendo, dove abbiamo messo Dio nella scala dei valori. Altrimenti, quando verranno momenti difficili, la casa della nostra vita ci crollerà addosso e non ci sarà rimedio. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.